i fiori più belli, quelli di pistacchio. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Oggi video preparazione per un video di Natale. E sì, impareremo a fare insieme dei fiori bellissimi. Io durante il video li chiamerò roselline, ma in realtà non sono proprio roselline. Sono più che altro dei fiori che, se fate più chiusi, possono sembrare delle roselline. Se farete più schiusi, potranno sembrare anche delle bellissime ninfee o fiori indefiniti stupendi. Fatto sta che li faccio con una cosa che di solito si butta via. E sapete cosa sono? I gusci dei pistacchi. Essi si avvicinano alle feste, la frutta secca la farà da padrone, quindi armatevi di sacchetti e il riciclo abbia inizio. Spostiamoci di là e andiamo a vedere il fiore coi gusci di pistacchio come si fa. Ed ecco l'occorrente per i nostri fiori di pistacchio o roselline con i pistacchi, con i gusci di pistacchio. Dei gusci di pistacchio, pistola per colla a caldo. A proposito della pistola per colla a caldo, vorrei dispendere due parole. Molto spesso si cambia pistola per colla a caldo perché la pistola ha del gocciolamento della colla. Adesso, questa è una pistola che non mi ha mai creato problemi di gocciolamento perché ho sempre usato colle buone. Questa volta ho preso un set di colla in un negozio tipo Brico e non ne conoscevo la qualità, non ne conoscevo la marca, e guardate, la mia pistola perde colla perché la colla arriva a temperatura troppo alta e diventa liquida, fonde troppo, per cui la colla fuoriesce non solo dal beccuccio ma anche dalla ghiera pre-beccuccio, quella che serve appunto per cambiare i beccucci. Quindi attenti quando cambiate pistola per colla a caldo, perché molto spesso la colpa non è della pistola ma è della colla che usate. Piccolo inciso, perché questa cosa oggi mi ha lasciato molto stupita, che la mia fantastica pistola perdesse. Questa è una pistola invece che io vi consiglio perché a me non ha mai perso, ma comunque ce ne sono tante, ve ne metto un paio che conosco e che si comportano bene in info box, ma in generale comprate sempre colla buona. Adesso cominciamo, prendiamo i nostri guscini e tra tutti quelli che abbiamo scegliamo quelli più piccoli. Poniamoci anche su un piano da lavoro, io qui ho un foglio di carta perché possiamo utilizzare anche il piano da lavoro per far appiccicare il nostro fiorellino qui e poi staccarlo con una con un cutter. Allora prendiamo tre foglioline e cominciamo a comporre un bocciolo. State attenti a non bruciarvi con la colla a caldo. Prendiamo due gusci e accostiamoli facendoli entrare l'uno dentro l'altro, così. Voilà. Prendiamone un terzo, chiudiamo così il bocciolo. Quindi sporchiamolo all'interno di colla, specialmente nella parte inferiore, quindi teniamo sempre un margine pulito e sporchiamo tutto il resto, e così facciamo alloggiare il nostro fiorellino. Voilà, il bocciolo è pronto. Adesso, attorno ad esso, cominciamo a costruire tutta la nostra rosellina andando a mettere la pienezza del guscio lì dove ci sono le fessurazioni e andando ad aggiungere petalo su petalo attorno a quello che abbiamo fatto. Cominciamo subito. Man mano che la rosa cresce, posso inclinare maggiormente verso l'esterno i petalini. Colla. Sporco, vedete? Faccio prendere, tiro indietro e poggio. Così.
sto facendo attaccare la colla sul piano da lavoro, perché in questo momento a me interessa che la rosa venga bella dritta. In un secondo momento taglierò la base col cutter e staccherò la rosellina. Ok, sistemo bene i petali e faccio asciugare perfettamente la colla. Una volta fatto ben asciugare il tutto, stacchiamolo semplicemente dal foglio. E voilà, il nostro fiore è pronto per o essere attaccato direttamente su una composizione, e in questo caso vi consiglio di lasciarlo così, oppure potete ancora sistemare qualche fogliolina, oppure mettere dietro un pezzettino di stoffa e attaccarlo sulle disparate composizioni che volete, o anche un pezzettino di carta. Insomma, una volta che lo avete tra le mani, potete anche decidere di aggiungere ancora dei petali lì dove la composizione può sembrarvi più o meno sguarnita. Proseguirò così a formare tanti fiorellini, perché tanti me ne serviranno per una creazione che faremo prestissimo qui su Arte per Te. E sì, è una creazione per Natale. Preparate i vostri fiorellini con i gusci di pistacchio, se volete potete anche colorarli con le bombolette spray, dorati, rossi, sono tutti bellissimi, e poi aspettate di utilizzarli insieme a me all'interno di un prossimo video dedicato al Natale. Ne faccio qualcun altro, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Fiori, preparatene una decina, perché ci occorreranno per un prossimo lavoro super bello per il Natale di Arte per Te. Io vi ho avvisati, non vi fate trovare impreparati, perché sennò nota sul diario e la voglio firmata dai genitori, eh? E allora qua mi dicono che c'è troppa stupidità, ma su Arte per Te la stupidità non è mai abbastanza, perché ne sforno a iosa in ogni video, soprattutto perché la mia va a pari passo con la creatività e con il divertimento di creare e di gioire per fare insieme le nostre feste homemade. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, a Natale siate più buoni, condividetelo, pollice in su, lasciatemi tanti commenti qua giù, venitemi a trovare su Facebook e su Instagram, attivate la campanella che a Natale ci sta tutta, e soprattutto iscrivetevi al canale. Bene, basta raccomandazioni, adesso azioni, andate e fate tanti fiorellini, perché per un prossimo video li useremo insieme. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, è iniziata la corsa al Natale, ciao!